Natale a Napoli quest'anno si ispira alla Natività con una serie di eventi artistici e culturali che rendono fitto il programma di iniziative in calendario fino al 10 gennaio. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore alla cultura Nino Daniele, sono stati presentati due degli appuntamenti previsti in città nelle settimane che precedono il Natale. Il primo, che si svolgerà sabato 5 dicembre presso il Teatro San Nazzaro, è il premio Elsa Morante, un'edizione speciale della manifestazione culturale che celebra la grande scrittrice italiana del Novecento, di cui quest'anno ricorre il trentennale della morte. Il premio torna a Napoli dopo circa una decina d'anni che è stato celebrato altrove, fuori, a Roma, a New York, a Parigi, a Bratislava, in giro per il mondo, perché la cultura non ha confini. Partiamo dalla grande letteratura che celebra certamente e ricorda i stili morantiani e l'intensità di Elsa Morante, ma poi c'è un'apertura a tutto ciò che è creazione, creatività, intelligenza, e quindi una serie di sezioni che vengono celebrate di volta in volta nelle varie edizioni del premio. La rassegna, presieduta da Dacia Maraini, torna dopo lungo tempo a Napoli e vedrà assegnati riconoscimenti nel campo della letteratura, del teatro, della musica, ai migliori interpreti dei testi dell'autrice. Ad Ornella Vanoni andrà il premio Musica alla Carriera, a Gianna Nannini il premio Elsa Morante per il trentennale, a Maurizio Maggiani il riconoscimento per la narrativa. Un premio che si caratterizza per la sua autonomia e per la sua indipendenza, sottratto ad ogni influenza. Caratteristiche queste che sono dovute ed attestate da una giuria prestigiosa e soprattutto da una presidente di questa giuria, Dacia Maraini, che è una delle più grandi scrittrici italiane di ogni tempo, libera, critica, sempre in grado di respingere ogni tentativo di conformismo o di appiattimento sul mercato della funzione della promozione della lettura. Dalla cultura alla musica, con la rassegna organizzata dall'Accademia Musicale Napoletana che si terrà dal 7 al 13 dicembre in diverse chiese e in piazza Plebiscito. L'evento si intitola Musica dello Spirito e propone un itinerario insolito che coniuga musica e religioni.